Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo del premio cinematografico più importante di tutti, cioè l'Oscar. Sono uscite le candidature per la premiazione che andrà in scena l'11 marzo prossimo. E il mondo del cinema è in elettrica agitazione perché in un modo o nell'altro quella statuetta d'oro ti cambia la vita. Ci sono fior fior di attori e registi che per vincere un Oscar ammazzerebbero la mamma, come il povero Tom Cruise, già stato scippato un paio di volte, e in tempi più recenti Bradley Cooper, che diciamolo è il suo maestro, trasuda "vi prego datemi un Oscar" da ogni fotogramma. Peccato che quest'anno c'è Sir Christopher Nolan, con il suo Oppenheimer. E signori, secondo me non c'è gara contro questi 180 minuti di cinemone vero. Chi mi segue lo sa, non ho amato alla follia Oppenheimer come film, però devo ammettere che è veramente un lavoro di notevole spessore. Ma oltre al premio, cosa sono gli Oscar? Come funzionano? Chi vota? E si può manipolare il voto? Dietro l'assegnazione di un Oscar o Academy Award, come preferite, c'è una vera e propria campagna elettorale fatta di parecchi dollaroni, uffici stampa bollenti, produttori agguerritissimi e niente di tutto questo ha a che fare con la qualità del film. Tuffiamoci dentro i meccanismi del premio più famoso del mondo dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! L'Oscar nasce come premio negli Stati Uniti nel 1929 ed è attualmente il premio più antico e longevo della storia. Premio cinematografico, ovviamente. Nasce per volontà della Academy of Motion Pictures, Arts and Science, un'organizzazione professionale onoraria di cui fanno parte esponenti di tutte le maestranze del cinema: registi, sceneggiatori, produttori, direttori della fotografia, scenografi, addetti agli effetti speciali, truccatori, costumisti, tutte le 17 maestranze del cinema sono rappresentate in questa Academy. Cosa vuol dire organizzazione onoraria? Che per farne parte o devi vincere un Oscar o devi essere invitato da due membri. Per esempio, due registi già membri dell'Academy possono invitare un regista ancora non membro dell'Academy e che non ha vinto un Oscar a farne parte. L'Oscar nasce come premio all'eccellenza dell'arte cinematografica americana. Tant'è vero che la categoria principale, cioè quella del miglior film, inizialmente si chiamava Premio alla miglior produzione artistica. Il primo film a vincere l'Oscar nel 29 è stato Wings di William Wellman, un film di guerra e un film muto. Primo e ultimo film muto a vincere un Oscar perché dall'anno dopo erano già tutti passati al sonoro. Se andiamo a leggere i vincitori delle prime edizioni degli Oscar, vediamo che di base sono classificati in 5 categorie. Ci sono i musical, i film di guerra, i western, i drammoni sentimentali e i film d'autore. Chi vinceva era davvero il best of the best. Basta citare Via col vento, Rebecca la prima moglie di Hitchcock, Com'era verde la mia valle di John Ford, Casablanca. A vincere l'Oscar c'era gente del calibro di Billy Wilder, Elia Kazan, Laurence Olivier. Era un premio all'eccellenza assoluta. Anche perché a votare erano coloro che avevano vinto gli Oscar in passato, quindi gente di livello aveva gusti di livello. Fino al 1997, quindi per quasi 70 anni, l'Oscar al miglior film andava effettivamente al miglior film. Poi è successo che i membri dell'Academy sono diventati decisamente troppi. Ad oggi contiamo addirittura 9.500 membri votanti. E di conseguenza la dinamica di voto dell'uno vale uno non era più gestibile. Si è trovato così un nuovo metodo di voto abbastanza cervellotico su due turni. Uno a dicembre che sancisce le candidature e uno a febbraio che sancisce i vincitori. In pratica ai membri votanti dell'Academy arriva una lista di nomi, con i quali devono formare una loro lista personale
dal preferito al meno preferito. Alla candidatura arrivano quei nomi e quei titoli che anche solo una volta sono stati messi in prima posizione. Per esempio, parlando di un film di quest'anno, Margot Robbie non è stata candidata come miglior attrice per Barbie e Greta Gerwig non è stata candidata come miglior regista per Barbie perché nessuno dei loro colleghi le ha messe mai in prima posizione nelle loro personali liste. Magari erano al secondo posto, ma il secondo posto non basta. Questa tecnica di voto negli anni ha prestato il fianco in maniera piuttosto nefasta alla cosiddetta campagna del For Your Consideration. Cioè, mentre una volta dovevi semplicemente mettere una X accanto al film che ti era piaciuto di più e alla fine il film che aveva più X vinceva, con questa regola del primo posto sulla lista bisogna convincere i membri dell'Academy non solo a votare il tuo film, ma a metterlo in cima alla loro lista di preferenza. E questo si fa principalmente in due modi. Primo, spendendo cifre astronomiche in campagne di stampa, in modo tale che tra dicembre e febbraio si parli bene solo del tuo film e malissimo della concorrenza. E poi martellando i giurati con newsletter, post sui social, eventi privati, regali. Ovviamente è molto difficile tenere informati 9500 giurati contemporaneamente, così come è molto difficile portarli tutti al cinema a vedere gli stessi film. Ma a risolvere questo problema ci ha pensato la tecnologia. Infatti esiste una newsletter ufficiale dell'Academy che ogni settimana informa i membri votanti dei film che devono votare. In più esiste un portale ufficiale dell'Academy dove vengono caricati tutti i film che i giurati devono guardare ed è un portale a cui possono accedere solo loro. Per avere un articolo su un tuo film o un tuo attore sulla mailing list dell'Academy devi spendere $2000 a mail. Questo vuol dire che se tra dicembre e febbraio vuoi che i giurati settimanalmente mettano la testa sul tuo film almeno due volte a settimana, devi spendere una cifra intorno ai $50,000. Più i $20,000 che sono il fee obbligatorio per caricare il tuo film sul portale For Your Consideration dell'Academy e siamo già a $70,000. Le campagne elettorali dei film che vengono mandati agli Oscar sono stimate in una spesa che va dai 3 ai 15 milioni di dollari. Perché la cosa più importante non è quanto è bello il tuo film o quanto è stato bravo il tuo attore, ma quanto riesci a convincere i giurati che il tuo film dovrebbe vincere. È una questione totalmente pubblicitaria e psicologica. L'uomo che ha tratto più vantaggi da queste nuove tecniche di voto è il produttore, o dovrei dire ex produttore, Harvey Weinstein. Oggi famoso per essere uno stupratore seriale, ma ai tempi con la sua Miramax capace di vincere 81 Oscar tra il 1990 e il 2016. Tra cui 5 Oscar come miglior film, con Il paziente inglese, Shakespeare in Love, Chicago, terribile, The King's Speech e The Artist. Vi sembrano film che meritavano il premio come miglior produzione artistica di quell'anno? Personalmente, secondo me, assolutamente no. Il paziente inglese vinse contro Fargo dei fratelli Coen, Shakespeare in Love vinse contro Salvate il soldato Ryan. Qui ci vorrebbe un minuto di silenzio. Chicago vinse contro Il Signore degli Anelli, Le Due Torri. Qui ci vorrebbe il silenzio mortale e basta. The King's Speech vinse contro Black Swan di Darren Aronofsky, scippo che ancora mi fa male al cuore. E The Artist vinse contro The Descendants di Alexander Payne e Hugo Cabret di Martin Scorsese. Tutti questi film hanno in comune una campagna elettorale costosissima e massacrante orchestrata dal signor Harvey Weinstein. Sono film che hanno vinto per sovraesposizione mediatica e per qualche regalo costoso ai giurati. Con Weinstein fuori dai giochi la situazione non è cambiata molto, anzi leggermente peggiorata perché c'è stato l'avvento dei social media. Su Facebook, Twitter e Instagram la campagna elettorale dei film che corrono agli Oscar è praticamente quotidiana. E l'Oscar dell'anno scorso, cioè quello a Everything Everywhere All at Once, ne è la dimostrazione più limpida. Era il miglior film? Assolutamente no, ma tra quelli candidati è stato il film di cui si è parlato di più.
perché era prodotto dalla 24, perché era girato da due registi un po' fuori dal coro, perché c'erano dei protagonisti asiatici, occhio anche alla geopolitica del cinema. Semplicemente Everything Everywhere All at Once è stato messo più volte al primo posto delle liste personali dei candidati. E perché è stato messo al primo posto? Perché se ne è parlato talmente tanto che alla fine è entrato nella testa di tutti. Quest'anno la corsa agli Oscar è effettivamente più complicata perché c'è Oppenheimer. Oppenheimer effettivamente sembra imbattibile su quelle categorie che sono le più importanti, cioè miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista. Per quanto i produttori e gli uffici stampa di film come Maestro, Killers of the Flower Moon, il già citato Barbie, The Holdovers e Poor Things abbiano potuto spingere per entrare nella testa dei giurati, il film di Nolan sembra veramente un Inception. In realtà non è che non ci sono più sorprese negli Oscar. L'anno scorso ci fu una notevole sorpresa nella categoria miglior attrice protagonista. Sto parlando del caso Andrea Riseborough, protagonista del film To Leslie, che è riuscita ad arrivare nella cinquina come miglior attrice protagonista agli Oscar grazie ad una campagna elettorale gratuita senza precedenti e tutta gestita via social. To Leslie è diretto dal regista Michael Morris, regista televisivo, ha fatto dei begli episodi di Better Call Saul e questo era il suo esordio alla regia. Michael Morris è sposato con un'attrice che a Hollywood conosce praticamente tutti, cioè Mary McCormack. Mary McCormack ha un sacco di amiche attrici che hanno vinto l'Oscar e quindi sono membri votanti dell'Academy, come Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Charlize Theron, che sui loro profili social l'anno scorso di questi tempi hanno iniziato a parlare dell'interpretazione di Andrea Riseborough come la più grande interpretazione di tutti i tempi. Ah, cosa può fare l'amicizia? Hi everyone, this is Kate Winslet. Hi. And I am absolutely delighted to be able to host this Q&A today with Michael Morris and Andrea Riseborough. Morale della favola, Andrea Riseborough passa il primo turno delle votazioni e entra nella cinquina definitiva, perché una nutrita maggioranza di suoi colleghi l'hanno messa al primo posto della loro personale lista. La Riseborough finisce nella cinquina con Michelle Yeoh, che poi vince, Kate Blanchett, Ana de Armas, altra candidatura allucinante, e Michelle Williams, togliendo lo slot a Viola Davis, che non solo è una grande attrice, ma era anche la quota politica, perché ogni anno almeno un'attrice di colore l'Academy la deve candidare. La candidatura della Riseborough ha creato uno scompiglio pazzesco, vuoi perché gratuita, creando un precedente pericolosissimo, perché su queste campagne elettorali ci guadagna, vuoi per le critiche di whitewashing che poi non sono mancate alla cerimonia di premiazione. Ma come sono le candidature di quest'anno? Andiamo a vedere le categorie più importanti. I candidati come miglior attore non protagonista sono Mark Ruffalo per Poor Things, che non ho ancora visto perché non è ancora uscito, Robert De Niro per Killers of the Flower Moon, che per me è no, Robert Downey Jr. per Oppenheimer, Sterling Brown per American Fiction, che non ho ancora visto, ma questa è, come ho detto prima, la candidatura di un attore di colore che è quasi tutta politica, e Ryan Gosling per Barbie. Wow ragazzi, a me sta simpatico Ryan Gosling, ma candidarlo per questo film è atroce. Allora, secondo me Robert Downey Jr. non ha rivali e sono contentissimo per lui. Forse se la può giocare con Mark Ruffalo, ma è veramente un grande forse. E io direi che Robert è una statuetta d'oro, se la merita. Andiamo a miglior attrice non protagonista. Le candidate sono America Ferrera per Barbie, Danielle Brooks per Il colore viola, musical che non ho ancora visto, ma è comunque quota attrice di colore, Davin Joy Randolph per The Holdovers, Emily Blunt per Oppenheimer, che secondo me è terribile in quel film, e l'ho trovata un'interpretazione pessima, e Jodie Foster in Niad. Non ho visto Niad, quindi non ho idea di come sia Jodie Foster in questo film, però Jodie Foster diciamo che è una garanzia. Ma per me Davin Joy Randolph ha già l'Oscar sulla mensola di casa sua. Voi sapete quanto ho amato The Holdovers e sapete quanto ho amato l'interpretazione di questa attrice, veramente fuori di testa. E stendiamo un velo pietoso sulla candidatura di America Ferrera come attrice non protagonista in Barbie. Ragazzi, ma voi ve la ricordate America Ferrera in Barbie?
No, appunto. Vi starete chiedendo qual è il problema con questa candidatura. Il problema è che da quando le candidature vengono rese note, i film con più candidature vengono riproposti sul mercato con la dicitura candidato a 700 premi Oscar. Quindi tutte queste candidature un po' secondarie, Ryan Gosling, America Ferrera e non quelle importanti, cioè Margot Robbie e miglior regista, sono state date a Barbie per gonfiare il boost pubblicitario ed è una cosa che io detesto. Ma andiamo avanti, miglior attore protagonista. Abbiamo Paul Giamatti per The Holdovers, Bradley Cooper per Maestro, Colman Domingo per Rustin, quota politica. Sarà bravissimo Rustin, non l'ho visto, ma ogni anno è sempre la stessa storia. Cillian Murphy per Oppenheimer e Jeffrey Wright per American Fiction. Come ho detto prima, non ho visto Rustin perché non è ancora uscito in Italia e non ho ancora visto American Fiction, che dicono negli Stati Uniti sia un grande film, ma conosco Jeffrey Wright, è un attore della Madonna, se lo meriterebbe l'Oscar, ma qui ragazzi c'è un fuoriclasse tra questi cinque che è Cillian Murphy per Oppenheimer. Forse un testa a testa con Paul Giamatti, però secondo me Oppi se la porta a casa. Categoria migliore attrice protagonista: Emma Stone per Poor Things, Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon, Annette Bening per Niad, Kerry Mulligan per Maestro e Sandra Hüller per Anatomia di una caduta. Anche quest'anno tra le migliori attrici protagoniste non c'è un'attrice di colore e quest'anno è tutta colpa di Sandra Hüller. Questo film francese, Anatomia di una caduta, sta facendo un viaggio pazzesco e questa attrice ha fatto un lavoro pazzesco. But what you say is just it is just a little part of the whole situation, you know. I mean, sometimes a couple is kind of a chaos and everybody is lost, no? Non ho visto Poor Things, ma tutti dicono che Emma Stone sia in prima fila per accaparrarsi la statuetta. Però occhio a Sandra Hüller. State attenti a Sandra Hüller. Vero che Lily Gladstone ha vinto il Golden Globe, vero che potrebbe essere di grande risonanza un Oscar ad un'attrice nativa americana, indiana, sarebbe la prima volta nella storia, però non lo so, potrebbe essere una grossa forzatura. Andiamo alla categoria della miglior regia e troviamo Justin Trier di Anatomia di una caduta, pazzesco, Martin Scorsese per Killers of the Flower Moon, vabbè, premio di rispetto onorario, Yorgos Lanthimos, il genietto, per Poor Things, Christopher Nolan per Oppenheimer e Jonathan Glazer per The Zone of Interest. Non ho ancora visto The Zone of Interest, ma ho letto cose pazzesche. Jonathan Glazer lo seguo da quando faceva i video musicali, è un regista che amo particolarmente. Però ragazzi, Christopher Nolan mi sa che a questo giro non lo batte nessuno. Sinceramente non mi aspettavo Justin Trier nella cinquina, ma tanto di cappello a Anatomia di una caduta, veramente un film che sta battendo dei record folli. Andiamo al miglior film straniero. Troviamo Io Capitano di Matteo Garrone, La Società della Neve di Bayona, Spagna, The Zone of Interest di Jonathan Glazer, Perfect Days di Wim Wenders e Das Lehrzimmer. Non conosco il film tedesco. Come ho già detto, non ho visto The Zone of Interest, né La Società della Neve è in lista, lo devo guardare. Ma vi posso dire che Io Capitano l'ho trovato un film orrendo, è veramente di una bruttezza e disonesto soprattutto, quindi se vince mi taglio una mano. Ho amato Perfect Days, però i buzz, secondo me, sul miglior film straniero dicono The Zone of Interest. Vediamo cosa succede. È premio speciale, premio deficienti dell'anno alla Francia, che non ha candidato Anatomia di una caduta come miglior film francese, per rappresaglia contro Justin Trier, che si è scagliata contro le politiche nefaste che di fatto stanno minando la qualità del finanziamento pubblico al cinema francese. Tra l'altro il film che avevano candidato, cioè La Passion de Dodi Buffon, non è arrivato neanche nella cinquina, quindi proprio il danno e la beffa, male. Andiamo al pezzo grosso, miglior film, qui ce ne sono addirittura 10, scelta che non condivido, ma amen.
E troviamo The Holdovers di Alexander Payne, American Fiction, The Zone of Interest, doppia candidatura, wow, Barbie, Gesù mio, salvateci da Barbie, Oppenheimer, Poor Things, Past Lives, che non ho visto ma molti dicono sia bellissimo, Anatomia di una caduta, bomba, Maestro e Killers of the Flower Moon. A candidare Barbie in mezzo a questi altri è più che ridicolo, però vi ho spiegato che serve per pomparlo e poter dire candidato a 700 milioni di Oscar, no? Penso che vincerà solo i tecnici, se li merita, ma per il resto possono tornare a casa per me. Per quanto ho amato The Holdovers e Anatomia di una caduta, Oppenheimer è una bella bestia in questa categoria. Stiamo a vedere, negli ultimi anni l'Oscar a miglior film non è stato mai scontatissimo. Da Moonlight in poi sono successe cose particolari, vabbè, se lo meritava La La Land 700 milioni di volte. Però Oppenheimer è dura da battere. Devo dire che il fascino di Anatomia di una caduta potrebbe ammaliare l'Academy, ma vediamo che cosa succede. Lo scopriremo l'11 marzo, notte in cui staremo svegli fino all'alba per vedere chi vince questa benedetta statuetta. E a questa chiacchierata sugli Oscar non abbinerò una specifica birra, ma abbinerò un birrificio. Un birrificio della provincia di Assisi, che il 21 gennaio scorso ha vinto il premio come birraio dell'anno. Birraio dell'anno è un premio che ogni anno viene dato al birraio di un birrificio italiano da una giuria fatta di gestori di pub, giornalisti di settore o appassionati del settore. E quest'anno ha vinto il birrificio dell'Eremo, ha vinto Enrico Ciani. Se non conoscete le birre del birrificio dell'Eremo, andate sul loro sito, ve lo metto in descrizione. Hanno un ottimo shop online, vi spediscono tutto a casa e le birre sono ottime. Enrico e Gertrude, marito e moglie che portano avanti il birrificio, sono persone fantastiche e premio meritato. Chiamiamolo l'Oscar della birra meritato. E secondo voi chi vincerà l'Oscar? Fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere se ci sono film o attori o sceneggiatori che voi vi aspettavate nella cinquina e che invece non ci sono arrivati. E dalla versione di Barley è tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.